Diego Maradona. La volontà di vincere a tutti i costi. Ci eravate quasi riusciti. Sì, sì, la delusione è grande perché gli ultimi minuti siamo riusciti a fare il gol che desideravamo tanto. Non abbiamo potuto mantenere questo vantaggio. Il gol di Gullit ci ha lasciato un pochettino di pedra perché già pensavamo la vittoria. 80 minuti di studio e poi due gol. Il primo ha esaltato il Napoli e mandato su tutte le furie Sacchi e compagni. Il secondo ha liberato i milanisti da un incubo, ma ha fatto sprofondare i partenopei nella delusione. Una vittoria che i padroni di casa si erano costruiti con un secondo tempo brillante, un pareggio sul quale i rossoneri avevano puntato senza disdegnare il bottino pieno, a patto di non correre eccessivi rischi. E di pericoli, francamente, nella prima parte della gara ne ha corsi più la difesa napoletana. Qui al nono il primo intervento di classe dell'ex Galli, a provarci di testa è stato Rijkaard. Dall'altra parte Maradona tenta di sinistro più distinto che per convinzione e Pazzagli blocca. Ma è Gullit ad avere poco dopo il primo quarto d'ora l'occasione più ghiotta. La battuta davanti alla porta è di quelle a colpo sicuro, ma devia Ferrara. Alla mezz'ora ancora Galli e Gullit di fronte, il colpo di testa del milanista è preciso, così come attento è il portiere napoletano. Prima dell'intervallo, al 41esimo Maradona serve Alemão che viene anticipato in area da Baresi e Costa Curta. Anche l'avvio della ripresa è favorevole agli ospiti, Gullit al decimo tenta l'impossibile e non ci riesce soltanto perché Galli è lesto di pugni. Al quarto d'ora comincia l'affondo di Maradona e compagni, qui la punizione del capitano finisce di poco a lato. 5 minuti dopo un diagonale di Alemão sfiora il palo alla destra di Pazzagli e Maradona sembra voler anticipare la proposta per l'allargamento delle porte. Ma l'occasione unica per segnare capita sui piedi di Alemão. Al 24esimo il lancio di Maradona è geniale ed il brasiliano salta tutti, anche Pazzagli, ma pecca clamorosamente nella mira. Al 36esimo il rigore, il fallo su Crippa e di Tassotti, protestano tutti, perfino Baresi che viene ammonito, è il sesto della serie, poi sul taccuino di Longhi finirà anche Gullit. Comunque è rigore, Maradona realizza. I tifosi milanisti le prendono sulle gradinate dalle forze dell'ordine. Il Milan rischia di prenderle in campo. S'arrabbia anche Sacchi, che per questa simulazione contestata a Gullit lascia addirittura la panchina e si avvia verso gli spogliatoi, forse soddisfatto di quanto ha detto all'indirizzo della panchina napoletana, poi ritorna sui suoi passi. Giusto in tempo per vedere il pareggio dello stesso Gullit, l'angolo è di Evani, il colpo di testa di Van Basten e la deviazione vincente dell'olandese. Tutti insoddisfatti, Sacchi non parla, ma ecco l'ex incocciati. Ecco, ci voleva un'invenzione di un grande campione, noi l'abbiamo avuta con Diego, loro con Gullit, quindi la partita, tutto sommato, credo che la cosa più importante è che il pubblico si sia divertito, che sia stata una gara aperta e sportiva al massimo. Questo è il calcio che io sento, per quello il mio Napoli ha fatto di tutto come per vincere questa partita. Non so se abbiamo giocato all'altezza del Milan, però stavamo vincendo la partita, che era importante per noi. Solo che Gullit e Van Basten hanno inventato quel gol e un pareggio.